Non hai grip? Oh, è vero, e sono alto come voi adesso. Adesso sei alto, cioè vuol dire che noi due siamo bassi? Sì. Sì, grazie. Io sicuro. Oggi c'è stata la prima sfida dell'anno. Sfida alla grande. Ha vinto Nea. E cosa si fa? E cosa si fa? Non lo so, non lo so. No, vabbè, dai. Come sono state queste giornate? La prima volta insieme? Bello, secondo me. Questo posto bellissimo. Secondo me è molto divertente, un bel evento. E è un team, è una presentazione di team diverso dal solito. A me è piaciuta molto. E soprattutto oggi che stiamo riuscendo a sciare. Prima partiva bene la gara e sono riuscito ad andare a fare dei gran fuori pista, è stato bellissimo. Anche per me è la stessa cosa, sono contento di aver fatto la mia prima presentazione Ducati qua a Madonna, penso che sia un posto bellissimo e niente, ho vinto la mia prima gara della stagione. Hai battuto Ianieri. Ho battuto Paolo, non è molto contento. Hai fatto secondo Paolo? Sì. Ho fatto sì, secondo. Sì, sì. Dai, dopo che l'aveva provata 7-8 volte. 8 volte, sì, ma aveva l'unica occasione della sua vita di vincere contro Enea, non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, però evento rimandato all'anno prossimo, vediamo di tornare qua. Scusate, non c'era tutta questa dualità, sta rivalità, siete qua tranquilli, che scherzate. Prima, che... ieri scherzavamo che dovevamo fare uno scherzo tipo sul palco, fare un qualcosa alla UFC, tipo menarci sul palco, una roba così, sarebbe stato divertente. Tipo quello del peso, quando sì, vanno al peso. Sì, esatto, tipo metterci così, sì, fare uguale. L'abbiamo messo sul piatto, poi dopo. Sì? L'abbiamo bocciato. L'abbiamo bocciato, ho detto no. L'abbiamo bocciato. Però sarebbe stato bello vedere le facce di Arthur, di Paolo, di Claudio. Bello, com'è Davide, 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 Davide la prendeva male. Davide e Balboa lui. Ma potevate farla la prima gara, no? Dividerci. Davide e Balboa nel mezzo. Potete farla la prima gara. No, vabbè, no. No. Oh, pronti per... Io non sono capace, io non ho mai picchiato, fatto una rissa in vita mia, quindi guarda. Te? Neanche, io no, dai. Picchiavo il cane da piccolo. Ma come cane? Che poi gli animalisti no, no. Non picchiavi, no, non picchiavo, anzi insegnavo, perché comunque il cane è sofisticato, da gestire. È sofisticato, sì, il pincher molto, poi dopo io poverino, sono ignoranti non i cani più. Però io tipo anche sono stato quello con la mano forte in casa e adesso ascolta di brutto. Intervista tecnica è questa, sto notando, veramente sono sul pezzo quest'anno. Perché è il mood di adesso. È il mood di adesso, non possiamo parlare abbiamo di mangiato, moto in no, momento. Abbiamo mangiato la polenta, abbiamo bevuto. E io la polenta l'ho saltata. Perché? Perché sono 3 giorni che mangiamo come i lupi. Però tu sei svegliato all'alba, Enea invece l'ho visto verso le 9 del mattino. Sì, io diciamo sei andato con tranquillità alle 8:15. Sì, 8:15. In realtà avevo puntato alla sveglia, però... Sì. Non è stata bella, molto bella, un'esperienza comunque da fare. Beh, quindi gli diciamo a Claudio di rifarla, insomma. Sì, anche se la facciamo al caldo, per provare un'esperienza più calda, va bene. Facciamo le Maldive. Cosa dici? No, c'è il budget. Sono lontano. Però ma poi andiamo in Malesia, un attimo. Siamo in un posto incredibile. No, è bello, spettacolare. È bello. Spettacolare. Almeno due robe sui test di Sepang, no. Niente, abbiamo proprio. Abbiamo tempo per parlare dei test di Sepang. Vabbè, quindi è a posto. Sì. Parliamo di dei fuori pista. Dai. Grazie ragazzi. Niente. Ciao, a presto. Ciao.